è la prima cosa che io sono stato strappato, diciamo, addirittura dopo 20 giorni dal banco della scuola. Ho fatto in tempo solo a conoscere le 5 vocali. E poi mio padre. Niente. Come sarà la Sardegna di domani? Dove ci porteranno le strade che scegliamo di prendere? Cosa c'è davanti allo specchio che riflette il passato e guarda il futuro? Prospettiva 2030 è il programma di Matrix TV che intervista le persone di oggi per capire la Sardegna di domani. Lo scrittore Gavino Ledda si muove a suo agio nelle campagne della sua infanzia. Siamo a Bad Evrustana, a pochi chilometri da Siligo, il luogo dove lo scrittore venne portato dal padre per fare il pastore all'età di 6 anni. Bad Evrustana. Qui ho fatto il pastore da bambino, da 6 anni, fino a 19 anni. In effetti fino a 12, perché poi mio padre mi ha comprato i buoi e sono diventato massaio, perché nella pastorizia è subentrato mio fratello Filippo, no? E quindi ho tutte e due le attività, pastore, pastorizia ed agricoltura. E questa è una bella cosa. Questo luogo è l'amico più bello, più grande che ho praticamente, no? Mi ha dato molto, mi ha insegnato molte cose. Un libro enorme, l'ho letto, c'è ancora da leggere molto, però poi io ho letto anche, purtroppo o per fortuna, questo ancora non l'avevo compreso, altri libri, no? Che non sono nati così nuovi, che non sono nati qua. E quindi questi altri libri sono, rispetto a questo, in effetti sono delle apparenze, no? Però li ho letti e insomma, molte stupidaggini le ho lette, però quelle che non sono stupidaggini sono poche. Certo, Omero non è una stupidaggine. Non tutto, però almeno la metà di Omero, insomma, non è una stupidaggine. Dante, tutto un nono, ma l'inferno va bene, no? Un po' di paradiso, no, paradiso no, il purgatorio, poi basta. E poi ho letto Leopardi, poi ho letto tutta la storia di Roma, della Grecia, e un po'. Poi ho girato un po', è uscito Padre Padrone, mi sono lavato la Sapienza di Roma, però fino alla Sapienza di Roma io, e quindi fino al 69, non ho mai osato di scrivere nemmeno una frase. Però sapevo che avrei dovuto scrivere Padre Padrone, eh. Questo io lo sapevo. Io lo sapevo da quando sono nato che sarei diventato uno scrittore, però non l'ha mai saputo nessuno, manco mamma, ragazzi. Perché era una cosa gelosa, doveva essere. Poi è venuto fuori, io lo sapevo. Come per esempio io so, ma adesso lo posso neanche dire, io so che ancora non ho finito, no? Certo, la salute permettendo, però se la salute me lo concede io. Sto appena incominciando. Eh sì. Perché io sento quello che volevo fare non me l'hanno lasciato fare. Perché siamo in un mondo de maccos, ragazzo, e di invidiosi. E l'accidia, ragazzo, trionfa dappertutto. Quindi, adesso, per fortuna, sono più libero e posso farlo, per fortuna, quello che vorrei fare. Certo, non me lo lasceranno fare, perché, per esempio, io ho fatto Ibrisi, che sicuramente è un film che non è stato mai fatto, un film come quello. E no, ed è all'indice, e ci rimarrà ancora. Però ne vorrei fare qua, però
Io soldi non ce l'ho, se fossi benedetto, no? Stavo dicendo, se fossi anche Benedetto Croce avrei i milioni di euro e mi lo diava che su Vimina. Invece qui sono lappo. Però già mi si verrò, spero di scrivermi delle cose, a meno che qualcheduno non me lo faccia fare, allora un bel film me lo farei, perché no? Però è forse meglio che io scriva e che impari la musica. Perché in effetti quando io ero pastore qua di 6 anni, stavo sempre a mugugnare musica praticamente, perché io sono un musicus fondamentalmente, no? Poi niente, qua non poteva. Per fortuna si è salvata che cosa? Le idee si sono salvate e sono per fortuna schiuse dopo anni e stanno schiudendo ancora oggi meglio di prima, perché oggi si vede meglio di prima. Per te, Sagonca, o mezz'ora, dove ora, finché è tutto a posto, lo Tusano migliora tutto. Da Sagonca, perde Sagonca, peggiora tutto questo, peggiora tutto. Oggi Ledda di anni ne ha 82, ma sembra ancora un ragazzino. È voluto tornare qui, all'inizio della primavera, per spiegare come la sua scrittura sia figlia di questa terra. Come quegli alberi che si aprono per abbracciare tutto il cielo gli assomiglino. Io inviterei i sardi a venire qua a leggerselo questo libro. Solo che ci vorrebbe la testa di qualcheduno, perché questo dovrebbe diventare un parco letterario, perché Padre Padrone è Naschi di nome, Padre Padrone è nato qua, quindi questo dovrebbe essere un parco letterario, una stazione turistico-epico-turistica pari a qualsiasi nuraghe, pari, almeno pari, ecco, pari. Se permetti, perché il Nuraghe non ha scritto, purtroppo, però ha detto, ecco, no, il Nuraghe ha detto, non ha scritto. Qui invece c'è un altro Nuraghe fatto di erbe, di legni, di fiori, di suoni, no? E che poi è stato anche scritto, però c'è ancora molto da scrivere, spero di poterlo finire. È un poema che devo. Ma non piangendomi addosso, no. Questo è un sottofondo, sopra questo devo erigere un nuraghe fatto di, possibilmente, di cose che non sono mai state rappresentate. Padre Padrone è il libro che consiglio a leggere soprattutto ai giovani, perché la Sardegna è questa, è quella. Io l'ho fermata in Padre Padrone, fermata nel senso di rappresentata, ecco. Però quello serve ai giovani, all'uomo, diciamo, agli uomini, ma non solo ai sardi, al mondo, perché l'uomo si è dimenticato della natura, della campagna, del cielo e della terra. Torra dai nove. Padre Padrone proprio è quello, è una poesia dall'inizio alla fine. Non racconta la storia di Gavino Ledda, no, se la leggete bene racconta proprio come controcanto, oppure addirittura come un qualcosa di diverso, sotto proprio c'è proprio un inno alla natura, un invito a coltivare la natura, perché noi non sappiamo, voi non sapete cosa state mangiando. Io, piano di rinascita, sono soltanto slogan. Non è nascito nulla, ragazzi. Quindi o venite qua e ve lo prendete, qua voglio dire la Sardegna, la terra, la pelle della terra. Non della Sardegna sola, ma di tutta la terra è enorme, grande. E inviterei tutti i popoli della terra,
Senegal, popoli dell'Asia, popoli della Russia, a Silves, il suo padre padrone, io inviterei i russi, ecco, scrivetevi il vostro padre padrone, io me lo sono scritto 50 anni fa, e l'ha letto il mondo, però ricordatevelo, e c'è molta gente, io sono stato in Africa, no? Perché volevo conoscere un parallelo e l'ho conosciuto, a vedere un parallelo tra il pastore senegalese, africano, diciamo, allo stato bravo, perché ho trovato proprio, io ho mangiato le bistecche di Bagnevru, stava lì, Sabà Casadeini e le vacche di là, cazzo, c'era una carne profumata che qui non c'è più, magari qua, passando qua, sì. E lì mi avevo mangiato questa, quindi i pomodori africani, quelli proprio fatti a mano, era come quelli che coltivavo io quando avevo 16 anni, le angurie, i meloni, qui io li mettevo giù, in valle, no? Era ancora li sento questi profumi, i sapori poi anche. Quindi, tornate alla terra dovete venire, ma non della Sardegna, non parliamo di questa cazzo di Sardegna, non della Sardegna, della terra, della terra. Noi siamo cittadini della terra, non siamo sardi, io non sono sardo, io sono terra sole. La Sardegna è troppo piccola per me, l'ho trascesa, l'ho cantata, ma adesso mi appartiene, la terra mi appartiene tutta, se permetti, artisticamente sto parlando. E me l'ha detto la terra, tu sei mio figlio, quindi attenzione, cantami, e la canterò. No, vi intricerate dietro il nuraghe, la Sardegna, ma che terra, totta, e che lui. E così, vi stai scandalizzando, no? E allora facciamone un giardino enorme, tellurico. E certo vedere la terra da molto lontano sarebbe bellissimo. Però già ne ho cose da fare qua in terra, Però leggetevelo Padre Padrone e anche qualche altra cosa che si verrò. E poi cercate di leggervi anche Leopardi. Sicuramente c'è qualche giovane che scrive ancora, può darsi che ci sia qualche uno, il suo Rasaverra, no? Per fortuna, tutte e due le cose, no? Perché per fortuna la natura ha pensato a tutto molto prima. Tu fai tutte stupidaggini che vuoi, no? Ma alla fine poi, per fortuna, la natura ci ha pensato prima e quindi c'è. Incomincia da un pentimento, e alla fine uno fa la somma di tutte le stronzate, le stupidaggini che ha combinato e si ne venti, per fortuna, e magari vuole tornare a Bandevrusta, oppure se è africano può tornare in Africa, no? E si coltiva la terra africana o la terra dell'Asia o la terra della Russia. Io sono fortunato che l'ho conosciuta poco la città e non la voglio più vedere. A meno che ogni tanto, magari un giorno, due giorni, possa andare a Milano a vedere New York, magari, però due o tre giorni è bue. Oh, io sono come un perastro, come una quercia, un'abila, un'aquila. Abila, sì, in sardo non è l'abila. È chiaro che, essendo solo, è la prima cosa che io sono stato strappato, diciamo, addirittura dopo 20 giorni dal banco della scuola. Ho fatto in tempo solo a conoscere le 5 vocali e poi mio padre. Niente. Allora, siccome mio padre mi ha sguinzagliato, si può dire qua, no? Mi ha dato i funavi, no? Quindi, ma di capo, io ero praticamente un agnello, poi sono dovuto diventare una volpe, perché se no la volpe mi avrebbe mangiato. Allora, questo l'ho capito subito, o se gurpe,
Sì, no, Sanzone di Mani, tipo Appala di Manica, no, no. No, tanto e tanto tanto so gurpe. Quindi però non ho fatto male mai a nessuno io, però mi sono dovuto diventare volpe perché era una cosa, diciamo, necessaria praticamente, no? E quindi la campagna è molto grande, molto vasta, e quindi dovevo imparare dov'ero. E mi dicevo io, questa toponomastica, tra virgolette, ci metto perché è una cosa che non è toponomastica, è una cosa più bella, più grande, no? Quindi più che virgolette ci metterei dei pittogrammi, no? Al posto delle virgolette, perché virgolette è brutto, eh? Quindi mettiamoci dei pittogrammi, no? Che vuol dire, ecco, per comunicare da un clivo all'altro, no? E in Uesero, in Sugucuru, in Badde, Chiosso, Sughe, insomma, tanto per dire, ma erano proprio... Con mio padre praticamente alla fine mi capiva solo lui e basta, eh. Però erano delle cose che un po' sono accennate. Adesso col libro che uscirà, io spero la prossima primavera, a Beranu e Ieni, no, Beranu, eh. Primavera in sardo si dice Berano. Da questo silenzio che da sempre gli parla, Ledda ci rivela il suo nuovo progetto, un nuovo romanzo, 46 anni dopo il successo di Padre Padrone, che darà le stampe per la nave di Teseo. Diciamo che è successo che la nave di Teseo aveva i diritti di Padre Padrone, dei miei libri, insomma, Lingua di Falce, Cimenti dell'Agnello, e sono scaduti in dicembre. Mi hanno telefonato e ho detto, sono scaduti, li rinnoviamo? Ho detto no, perché non mi andava. Poi ho detto va bene, poi va bene, ho detto va bene, non voglio uscire con Padre Padrone. Allora è nato un altro, ed è nato un altro libro, ecco, e lo sto facendo adesso. Sono molto geloso, io finché non è finito l'affresco, è una serie di affreschi che sicuramente si nutrono dalla pelle della terra, no? E quindi sono 80 anni di vita mia, e però ci sono anche gli studi, tutta l'esperienza, e quindi praticamente ho trovato un sedimento, no? Che non sapevo di avere, e quindi posso scrivere molti libri ancora, salute permettendo sempre, questo è, Però non pensavo che fossi ricco, veramente, parlo dentro, perché questa sedimentazione evidentemente la salute mi ha permesso di, come dire, che, come si potrebbe dire, potresti dire, che immaginare, no, che fossi caduto da, io ho finito Padre Padrone nel 75, nel 74 a scriverlo, sì, poi ho scritto altre cose, però da allora non ho scritto altro di, no, di importante per me, l'ho scritto, però per gli altri non l'ho mai pubblicato, perché avevo scoperto molto tempo fa, dopo aver finito Padre Padrone in Lingua di Falce, già quasi nella stesura di Padre Padrone mi ero reso conto che la lingua con cui parlavamo noi e con cui parlate voi, con la quale parlate voi, Salimba, la lingua, la parola, insomma, non è più adeguata allo spirito dell'uomo. Voi bocche morire a cazzo come te omine se non vi date un'altra parola. Io me la sono data una parola. Certo la vorrei dare, però ancora voi non me lo permettete, perché se la scrivo in quella voi non ne comprendete nulla. E allora ve lo scrivo in italiano e anche in sardo, però in un sardo un po' molto, diciamo così, come si può dire, diciamo, con i sapori che conoscete, no?
Mentre io ci metterei i sapori delle galassie anche. Però questo me lo lascio. Quando compirò 90 anni dico, beh, questo l'ho promesso, eh. A 90 anni userò la lingua patente. Quindi la lingua, non la lingua, la parola. Una parola, diciamo, quasi polmonare, che si dilata con i respiri, no? Ed è sempre nuovo, ogni respiro è nuovo. Non so se tu l'hai mai pensato. Sempre nuovo, ogni respiro è sempre nuovo, perché l'aria che respira è sempre nuova, non è la stessa. Così è questa parola. Però questo ho già promesso, e voglio fare il bravo, perché se si va come penso io non ne comprerei nemmeno. Allora, fino in tutta l'ottantina, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, quindi 90, si verrò con la lingua di Dante, diciamo, là, di Leopardi, facciamo così. Ma pure di Pirandello, però già io l'ho trasceso, perché non mi basta Pirandello a me. Pirandello, anche se sono convinto, oggi non gli basterebbe nemmeno a lui la sua lingua. Se permetti, 50 anni, Pirandello avrebbe detto, ragioniamo, no? Come diceva così lui, è un uomo che ragionava. Jovanotto, ragioniamo. E quindi io ho ragionato, tac, e mi sono dato una parola. Però la posso usare solo quando mi compatiranno perché avrò 90 anni, non mi dire, potrebbero dire, allora dovremmo, infatti aspetto, Però fino a 90 anni vi prometto che ci verrò ancora. Da oggi in poi, ancora come in padre e padrone, come si può dire, un po' più aquilastrina sarà questa scrittura, no? Ecco, più bello, però dopo i 90 anni sarà proprio come potrebbe essere, e quella sarà tellurica, pluridimensionale, patente, quindi patente vuol dire patens, patente, quindi aperto, una che apre, che si apre. Una parola viva e che ogni volta che la pronunci diventa nuova. Ecco, questo sarà. Io non sono più sardo, certo che sono sardo, però siccome ho concepito. Ma me l'ha detto la terra. Tu sei mio figlio e mi appartiene, e quindi mia madre è la terra anche. Certo, c'è mia madre, ma la madre gran, mamma manna, è sa terra, no? E quindi lei c'ha miliardi di parole, no? E almeno una me l'ha data. Ci è voluto. Ho sofferto molto perché. Però d'altra parte mi ero un po' troppo, come si può dire, non mi posso arrabbiare. Cioè, certo, con i contemporanei mi arrabbio, mi incazzo addirittura. Perché quelli sono dei topi di biblioteca, ragazzo. Leggono 100 libri e ne fanno un altro, no? Il libro è questo, però a leggerlo non è facile. È difficile. Sto citando Galileo, 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 Galilei, ma non è che lo sto citando, per dirti che Galileo ha detto che la natura è un libro, quindi leggerlo non è facile. Infatti, se ti ricordi, dalle trasformazioni di Galileo Galilei si passa alle trasformazioni fino ad arrivare ad Einstein, ecco, tanto buon arre. Però io sono convinto che la terra può dare ancora molto, 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 se la rispettiamo però. Beh, ha dato Galileo, ha dato Omero, ha dato Dante, ha dato Leopardi, che sono grandi questi. Leonardo da Vinci. Però noi non saremo nulla se non rispettiamo la terra, la natura. Davvero. Muori tutto questo. Noi stiamo uccidendo la terra, ecco. Mi dispiace molto questo, perché non ci posso fare nulla. Posso solo dire, ecco. Posso
solo a pedare, a baiare. Ma il suo grande sogno, oggi, è una nuova lingua, un nuovo verbo. Lui la chiama la parola patente. Sarà libera, aperta, universale. La parola dell'uomo di domani. Poema che devo scrivere dopo, quando compirò i 90 anni, se mi rifanno l'ombra, se non mi occhini prima, ragazzi. Lo scriverò in lingua patente, scusa, mi correggo, in parola patente, perché lingua è lingua, parola è parola, la parola è parola, la lingua è la lingua, la lingua è una cosa molto così, mentre la parola è una cosa enorme, una cosa quasi, non infinita ma quasi, la parola come verbum, no? Come parola verbum più o meno in quel senso. Quindi l'uomo, come ti diceva Marie Proust, ti deve dare un altro verbo, e questo verbo io me lo sono dato, però non ho osato, di se non a qualche amico ristretto, di fargli vedere, ecco, abbiamo bisogno, l'uomo avrebbe bisogno di una parola patente. Cioè, patente vuol dire una parola aperta, ma non solo aperta, è una parola che oltre a essere aperta e anche patente, cioè nel senso che ancora si può aprire ancora, ecco. Al bisogno si apre ancora. C'è bisogno perché la parola, diciamo, di Dante, di Omero, di Dante, diciamo bellissime, di Leopardi, bellissime, fino a Pirandello, tutto va bene, però già Pirandello poteva anche accorgersi che non andava bene, no? Perché? Perché a un certo momento ho capito che la parola con la quale noi abbiamo comunicato e con la quale io sto comunicando a voi ancora adesso, ancora oggi, in questo momento, non rende giustizia allo spirito dell'uomo di oggi, perché non inventaria lo spirito di oggi, perché lo spirito cambia, perché se non cambiasse, allora, ma non che io stia dicendo che non sto facendo cose qualitative, meglio no, l'uomo delle caverne aveva lo spirito che ho io. E io mi ricordo, nella fantasia mia, che sono stato nelle caverne. E guai a chi si dimentica che non c'è stato nelle caverne. Tu ci sei stato nelle caverne, e ricordatevelo, perché serve questa permanenza nelle caverne, che sono stati millenni, no? E da lì è nata la civiltà, comunque, vabbè, nel senso che c'è stato. Vai a Lascaux e vedi tutti i dipinti, no? E sono capolavori, Cosa stavamo dicendo? A che serve? Serve a inventariare lo spirito, però lo spirito di oggi, perché sicuramente, come stavi leggicchiando Einstein, lui ha sicuramente... Per fortuna, almeno lui, non ha capovolto niente, anzi ha aperto, no? E ci ha fatto vedere come sono fatte le stelle. Non è facile, però è bello conoscere le stelle. Poi ho imparato molto dagli animali, ecco, perché i miei maestri sono tutta la natura, tutto sommato sono stato fortunato. Posso dire anche che, osando niente, che tutto sommato, senza saperlo, mio padre è venuto a scuola, mi ha portato via, no? Io ho fatto un pianto che è durato 3 giorni, poi insomma ho fatto una considerazione, e però oggi dico, tutto sommato mi ha fatto un piacere, ma manno verome, perché praticamente mi ha tolto da una scuola fascista, la scuola era ancora, nel 45, tutto fascista, mica. In gran parte lo è ancora, in gran parte. Quindi, quando mio padre mi ha liberato a Valle Frusta, come dire, conduci le pecore bene, no? In effetti lui ha detto quello, però per fortuna ha detto altro. Conduci lo spirito. Lui non l'ha detto, ma io l'ho sentito. Io ho sentito quello. E queste cose che io ti sto dicendo, e quello che sto vivendo adesso,
ma io non l'avevo potuto mai scrivere il romanzo che sto scrivendo senza quell'esperienza. Non è possibile, no, assolutamente. Certo, ci vuole un uomo sano. Io riconosco, per esempio, siccome adesso mi sto allattando a Bohr, Einstein, no? Maxwell, tutti quei. Questi sono dei geni tremendi. Einstein, sì, chissà quale latte ha bevuto questo. Io mi meraviglio, ogni tanto me lo guardo e mi faccio. Perché la parola che può definire Einstein è formidabile, buh. Perché formidabile deriva da formidare e vuol dire che incute praticamente rispetto, no? Ma questo vuol dire formidabile, no? Però anche io sono formidabile, perlomeno spero. E ridendo si può dire, dai.